at bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell time. Vai altro giro, conserva Claudio. È finito. Ragazzi, come si vuole fare? Mi vestolo qua. Auguri! Quanto siete belli, ragazzi. Sei proprio i miei fiori agli occhiello, guarda. Sto io pieno. Sì. Però siete il mio fiore all'occhiello. Esatto. C'è da fidarsi di questo. No, assolutamente no. Ma è qualunque cosa basta che è stato un non può smettere così. Probabilmente per sì. A Timmy Turner, grande eroe. Allora, ciao ragazzi, sono Caverna di Platone. No! Ma nessuno lo sapeva. Ma poi come la fa? Ciao ragazzi, adesso mi vuoi far credere che quello là è Virginia Mazzei, dai. Ma no! Anche se lo prendo per la controfigura di Dick Van Dyke, è Virginia Mazzei. Mi metto. Non c'è tempo per il quello. Scappate! Che è successo? 3, che è stato? 2, 1, tanti auguri! Buon Natale! Ciao ragazzi, sono Caverna di Platone. Buon Natale a tutti. Io non so come voi avete passato il Natale, come lo state passando, come lo passerete. Se l'avete passato come noi da Starshop Napoli, di sicuro vi siete divertiti un casino. E io però volevo fare un altro appunto. A Natale, anche a Capodanno, comunque, non sappiamo mai cosa regalare agli amici. Allora dicono una fesseria, perché non allarghiamo la cerchia dei lettori di fumetti regalando qualche bel fumetto? C'è Luigi, c'è Maria, c'è Antonio, c'è Gennaro, che cavolo gli regalo a fine anno, a Natale? Regalo un fumetto. Allora, sono uscite delle belle storielle adatte per diventare dei regali natalizi. Ad esempio per J-Pop è uscito questo volume unico a 5,90€, Yasha, realizzato dal duo Naked Ape. È una storia di due fratelli che lottano contro delle persone indemoniate, impossessate da il catrame nero, una specie di materia che fa impazzire le persone, le fa diventare degli assassini, e loro lavorano per un'agenzia governativa in una atmosfera di misto tra orrore, thriller e mitologia giapponese. Se poi abbiamo delle persone, degli amici che sono molto legate al Giappone, a cui piacciono tantissimo i mostri giapponesi e quindi la storia di yokai, sarebbe davvero un bel regalo procurargli I Signori dei Mostri, edito da Planet Manga, 3,90€ al volume, di Hiroshi Shibashi. Siamo arrivati al volume 5 della storia. Guardate che figata, le copertine si uniscono. Guardate, quindi è un prodotto che sicuramente può piacere a chi adora lo shonen con i combattimenti, però il punto centrale della storia sono i mostri giapponesi, quindi mitologia giapponese a go-go. Avete qualche amico che studia all'Accademia di Belle Arti, gli piacciono i manga, eccetera, prendeteglielo. Poi magari abbiamo, oddio, la solita amica che non sappiamo cosa fare, la sciarpa, il cappellino. Regaliamole il primo numero di Magic Knight Ray Art delle Clamp. Uscito il primo numero per Star Comics a 4,90€, la serie si completa in soli 3 volumi. Se si appassiona, si prende pure gli altri due numeri, si prende una bella storia. Le ragazze in gonnella che diventano delle guerriere protettrici del mondo di Sephiroth, in un mondo fantastico tra azione, avventura e fantasy. Poi per chi adora i comics, uno dei regali più indicati sicuramente è Kick-Ass di Mark Miller e John Romita Jr. in 2 volumi, il primo a 11, il secondo a 12€, pubblicati da Panini. Vi portate la storia che ha estremizzato la realtà per inserirla in contesto dei fumetti, in un mondo dove sembra il nostro, perché non può nascere un supereroe senza poteri.
questa è la base della storia. O se invece volete regalare un comics leggero, un comics che faccia ridere e appassionare la persona a cui state facendo questo regalo, io vi consiglio, questo è il mio consiglio personale, Deadpool in viaggio con la testa. Benché la storia riprenda direttamente gli eventi narrati in Marvel Zombies, si può leggere autonomamente in due volumi una storia dissacrante con il nostro Deadpool. Il primo volume è a 13€, il secondo a 16, sempre pubblicato da Panini Comics, per farvi quattro risate grottesche in allegria. Per ora è tutto, io rinnovo ancora gli auguri di Buon Natale a tutti voi. Ciao ragazzi e felice anno nuovo. Metti gli occhiali a guardia. Oh mio Dio, è Pierluigi! Chi è Pierluigi dei due? È uguale. Domenico, ok, spazza. Guardate in faccia. Caverna che spazza la caverna. Caverna che spazza la caverna. La caverna, è caverna, è caverna. Guardate come maneggia in maniera molto esperta.